Buongiorno, oggi ci vogliamo del male, perché ho deciso di provare a giocare a Minecraft utilizzando WikiHow. Per chi non conoscesse WikiHow, è una guida, diciamo, che contiene delle guide per fare cose, e molte volte queste guide sono guidosamente sbagliate e voglio veramente farmi del male, perché oggi vedrò come sopravvivere su Minecraft utilizzando la guida di WikiHow. Quindi io direi di partire subito e farci tanto male. Allora, prima cosa da fare sicuramente è creare il mondo, quindi creiamo il nostro bellissimo mondo e vediamo dove ci fa spawnare. Olla! Bellissimo questo mondo, non mi sembra nulla di diverso dai soliti mondi. Allora, regola numero uno: prendi a pugni gli alberi del nuovo mondo. Ok, e li sto prendendo a pugni. Vieni qua, brutto albero schifo. Ma tipo, così devo prendere a pugni? Come cavolo? Vieni, maledetto schifoso di un albero. Ah, mancava la parte sotto. Colleziona più di 5 tronchi da convertire in 3 tavole. Ok, allora, prendiamoli a pugni. Uno. Ah sì, c'è anche la grafica realistica, giusto perché, boh, mi piaceva fare qualcosina in più. 2, 3, 4. Vabbè, lui mi dice più di 5 tronchi. Io ne prendo 6, perché mi piace averne 6, ok, nell'inventario, va bene? 6, perfetto, ok, prima parte ce l'abbiamo fatta. Devo dire che sopravvivere così è super facile. Da convertire in 3 tavole. Non so cosa voglia dire 3 tavole, perché in realtà noi ne abbiamo fatte 24, ma visto che lui mi dice di prenderne solamente 3, facciamo così, 1, 2 e 3, perfetto. Ok, andiamo per la seconda parte. Io in realtà starei già quasi per morire di fame, perché probabilmente se non trovo del cibo, tipo quella mucca lì, non potrei sopravvivere, ma la guida non mi dice di fare questo, quindi andiamo avanti. Creare un tavolo per costruire. Ok, mi fa vedere anche l'immagine nella crafting table. Peccato che con le 3 tavole che mi ha detto di fare non serve assolutamente a nulla. Quindi aggiungiamo la quarta e facciamo questa schifo di crafting table. Va bene, abbiamo la nostra crafting table, bellissima. Per chi non lo sapesse, serve a costruire le cose. Grazie, grazie guida di WikiHow. Veramente, senza di te non ce l'avrei mai fatta. Step numero non lo so. Crearsi un piccone con dei bastoncini di legno. Ti servirà per scavare e trovare il carbone e dei sassi per appiccare il fuoco bruciando i tronchi per ottenere del carbone. Ok, va bene, questo è interessante. Va bene, abbiamo il nostro bellissimo coso, e adesso, mentre la nostra crafting table esplode, andiamo avanti. Step numero 3, procurati tanti sassi, cioè numero 4 in realtà. Procurati tanti, in questo momento mi sento come questa mucca io che gira in tondo e va a manetta. Allora, per procurarsi tanti sassi, però lui non mi dice dove li devo procurare, non è che mi dice vai in caverna per procurarti tanti sassi che ti potrebbero aiutare per fare tutte le... No, lui non me lo dice, quindi andiamo a cercare i sassi. Sassi! Sassi! Devo avervi, sassi! 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 Sassi, dove diamine siete? Eccoli qua. Vabbè, procuriamoci tanti sassi. Sassi, spero che intenda la stone, perché in realtà io avrei un po' di dubbi. Quanti sassi devo procurarmi, secondo voi? Sinceramente non ve lo so dire, perché nella guida non c'è scritto, quindi io continuo a scavare. Nel caso, beh, esplode tutto. Devo dirvi che questa grafica realistica mi sta un po' urtando, veramente troppo. Comunque ho capito che devo fare una cosa, devo procurarmi tanti, 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 tanti sassi. Ed ecco qua con i tanti sassi, spero che 59 bastino a questo diamine di coso. Guardate che bellino però quando li lancio, sono veramente super belli. Allora, dopo aver procurato questi 59 sassi, cosa dobbiamo fare? Cerca una montagna alta o una caverna. Allora, io direi che di qua di montagne alte non ce ne sono, quindi dobbiamo spostarci, ma abbiamo una caverna. E tu voilà, guardate che benessere. Dopo aver trovato una caverna, troverai probabilmente del carbone. Scala la montagna o entra nella caverna per trovare tanto carbone. È tutto buio. Io non entrerei in una caverna al buio, ma la guida mi dice di farlo. Sono io per contraddire, ok, che c'ho il ragno. E c'è anche uno scheletro. Ok, forse la guida non ha molta ragione di entrare in una caverna per cercare del carbone. Mannaggia alla guida. Mannaggia alla guida. One year later. La caverna non è stata la migliore opzione, quindi andiamo sopra le montagne. Questa dovrebbe essere una montagna di ghiaccio con anche una bellissima capretta. Fantastico. E cosa mi dice di fare? Di cercare il carbone. Ma diamine a me, quanto mai ho deciso di scalare l'Everest senza controllare che ci fosse sopra il carbone. Ah, mannaggia. Vabbè, mi toccherà scendere prima o poi, ma non è questo il momento per andare a cercare il carbone. Quindi andiamo subito al punto 6. Va a questo punto. Trova un punto sgombero e costruisci una piccola casa, non troppo grande. Ok, perfetto. So già cosa fare, non troppo grande. Fantastico. One hour later. Ok, casa costruita, casa, dolce casa, come dico io, no? Però mi dice, illumina l'interno usando delle torce, non costruire una porta perché gli zombie possono distruggerla. Usa della sporcizia o legna invece. Ma cavolo intende per sporcizia? Scusate, non ho capito. Vabbè, comunque, detto questo, prendiamoci della legna, perché lui mi dice di usare delle torce e quindi dobbiamo prendere per forza della legna. Questa grafica mi sta veramente uccidendo gli occhi. Ma sono dettagli, a noi piace lo stesso. E comunque vorrei capire chi è il malato che ha detto di non costruire una porta perché gli zombie possono distruggerla. La porta a me
non l'ha mai distrutta nessun tipo di zombie. Quindi non so che zombie hanno visto, perché boh, non so che Minecraft hanno giocato. Probabilmente è Minecraft di 35 anni fa. Qua sta crollando tutto l'albero e le caprette hanno preso possesso della mia casa. Spero che vi piaccia comunque. Facciamo così: crafting table, porta, è quello che ci serve. E io vado contro le regole. Allora, così, e non possiamo fare una fornace né degli attrezzi. Devo dire che questa guida è tipo tutta fallimentare. Ho messo una porta, vabbè, lasciamola così. Tanto sta guida qui mi sta portando alla morte praticamente. Altro che, allora, facciamoci questa stone prima che qua moriamo malissimo. Per fare sta diamine di fornace, decidete di fare delle torce. Later. Abbiamo tutte le robe, abbiamo tutto quello che ci può servire. Ullala, voilà, lalala. Ok, perfetto, fornace. E lui mi dice di utilizzare i bastoncini di legno per cuocere le cose. Ma noi siamo alternativi e utilizziamo il piccone. Mi sembra giusto, no? Con il carbone creato dal piccone, poi lo riutilizzo. È tipo un ciclo continuo, capite? Cioè, carbone, piccone, piccone, carbone, carbone, piccone, carbone, piccone. Ok. Con questo carbone creiamo dell'altro carbone per fare il carbone che ci serve per le torce. Intanto sta arrivando la notte. E qui entra in gioco il punto numero 7, ovvero aspetta la notte. Notte, notte. Maledetta capra schifosa che mi ha incornato. Ma che cavolo, da quando queste capre fanno così tanto male? Vai via, stupida capretta schifosa. Vabbè, comunque è arrivata la notte. Perfetto, adesso che abbiamo aspettato la notte, cosa dobbiamo fare? Ah già, le torce, mannaggia Buddy. Ah mio Dio, torce, 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 torce. Fantastico. Oh, la casa, dolce casa. Maledette caprette, andatevene tutte a fare in cuore. Esci facendo attenzione ai creeper. Possono essere anche dietro di te quando meno te l'aspetti. E ok, esco. Trova altri minerali, taglia la legna per costruire una fattoria, anche se non è obbligatorio. Perché dovrei costruire una fattoria? Ma questa guida chi cavolo l'ha fatta? E più che i creeper, mi sembra che qua ci siano degli zombie. Oh mannaggia, non ho modo di salvarmi. Non ho modo di salvarmi, e quello zombie mi sembra abbastanza impazzito. Andiamo dentro e facciamoci gli attrezzi, che qua ancora non mi ha detto di farli, mannaggia lui. E ora testiamo anche se gli zombie possono distruggere una porta. Siamo qui e aspettiamo che distruggano la porta. Come avete visto non è successo assolutamente nulla. Andiamo in quella diamine di miniera per vedere di prendere gli altri minerali come ci dice lui. 5 minutes later. E comunque non mi ha ancora detto fatti del cibo per mangiare, eh. Non so se avete notato, ma qui non c'è ancora stato detto di fare del cibo. Siamo solamente alla mercé di questo bellissimo mondo. Allora, altri minerali. Qua abbiamo già degli altri minerali, quindi potrei iniziare a prenderli. Vediamo che cosa ci danno. Vabbè, carbone, roba inutile, altro carbone, carbone, carbone e carbone. E questa miniera va decisamente troppo in fondo per me. Andiamo da un'altra parte, vediamo se c'è qualcosa di più carino da poter prendere. Creeper, intanto oltretutto i creeper non si sono nemmeno palesati oggi, è fantastica questa cosa. Per fortuna non si sono palesati. E io ho un'ansia assurda a girare una caverna così completamente buia senza torce, che ho finito proprio in questo esatto istante. Oh cacchio, c'è uno scheletro, io ho due cuori, c'è uno scheletro, io ho due cuori, stupido scheletro, vai via. Vabbè, abbiamo preso altri materiali, ora possiamo anche tornare a casa. Questa guida di Minecraft è completamente inutile, non ti aiuta per un cavolo a sopravvivere, mannaggia sta guida del cavolo. Oh, mannaggia a questa cavolo di guida inutile che non serve a niente, mannaggia a loro. Allora, cuociamo questi materiali e ora siamo pronti per il punto numero 10. Crea degli strumenti con la pietra. Cioè, adesso mi dice di crearli. Io dopo questa non voglio più giocare a Minecraft usando queste guide. Diamine di una capretta a te, diamine di una capretta a te e diamine di una capretta a te. Io speravo che una di queste mi uccidesse per fare la bella conclusione, ma a quanto pare non sta succedendo. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzuoli. È stato bello sopravvivere con voi. Ditemi cos'altro provare con Wikiao, magari.